Con l'arrivo dell'estate e l'affollamento delle spiagge si ripropone uno dei problemi più sentiti dai bagnanti, ovvero quello della sicurezza delle proprie cose. Spesso lasciare incustoditi borse e portafogli, con all'interno soldi e documenti, ma anche occhiali o chiavi di auto e motorini, preoccupa i bagnanti, che però non possono fare a meno di sperare nella buona fede di chi è presente in spiaggia. Ne sa qualcosa una fruitrice dello stabilimento Lido 2, dove è stato rubato un portafoglio che si trovava all'interno di una borsa lasciata appesa sotto all'ombrellone. La donna, dopo essersi accorta del furto, ha immediatamente allertato la polizia che, avendo una descrizione accurata dell'uomo fatta da alcuni testimoni, ha individuato un 33enne originario del Bangladesh, residente in provincia di Ancona, venditore ambulante. L'uomo si trovava poco distante dalla spiaggia ed è stato trovato proprio mentre era intento a contare il bottino del furto, ovvero 400 euro in banconote. Il 33enne in questo caso è stato identificato e denunciato, mentre il denaro rubato è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria. Il consiglio ai bagnanti in questi casi è quello di non portare per quanto possibile effetti personali preziosi o grosse cifre quando si va in spiaggia e in caso di allontanamento dall'ombrellone per andare a fare passeggiate o anche semplicemente per recarsi ai bar e ai punti di ristoro, di portarsi sempre dietro le proprie cose.